Bene ragazzi, eccoci qua ancora con l'Acor Archimedes a 3000 con un upgrade. L'upgrade della RAM. Allora, inizialmente io avevo questo modulo da 1 mega con le RAM tradizionali, come vedete, funzionante ancora ovviamente. Però, nell'altra macchina avevo questo modulo che adesso vado a togliere per voi, perché così possiate vederlo più da vicino. Ok. Con le RAM Zip, come vedete, io ho montato adesso delle RAM da 1 mega per 4 bit, quelle che erano praticamente su questa scheda acceleratrice dell'Amiga 2000. L'ho riordinate, solo due per ora, voglio vedere come vanno, e andrò a ripopolare ovviamente la povera acceleratrice, ma per il momento abbiamo la possibilità di fare un test. Prima c'era montate, che ho tolto queste altre RAM da 256K, come quelle del modulo che vi ho fatto vedere prima, tradizionale. Ma adesso andiamo a rimontare il modulo con... Ah, ovviamente va spostato il ponticello da 2 a 4 mega. Andiamo a rimontare il modulo con l'upgrade delle zip. E andiamo a testare la macchina tra poco. Ecco qua, la macchina è partita. Andiamo a vedere quanta memoria totale c'è. Ecco qua, come vedete, 4 mega di RAM. Adesso io vorrei farvi vedere qualche gioco sulla macchina reale, e poi andremo a vedere qualcosa sulla macchina emulata con... vediamo qui, ho creato anche la RAM disk la volta scorsa, come vedete. E niente, ovviamente qui ho solo il DF1. Qui abbiamo Wolfenstein, però questo vi dico già, Wolfenstein 3D va installato sull'hard disk, quindi l'upgrade futuro che farò sarà un hard disk, o meglio un controller, probabilmente con la coppa flash o con un hard disk reale. Vendono un controller moderno. Infatti, se io avvio da dischetto, ecco, come non detto, a parte il fatto che niente, tutti i dischetti ormai sono marci, e quindi ho provato a fare una copia, ma niente da fare. Vediamo questo che avevo fatto. Ok, quindi questo qua, eh sì, è il disco 1. Mi mancherebbe il disco 3, che però non si trova un'immagine funzionante. Qua. Scusate per la tosse, ma sono un po' malaticcio. Come vedete, si vede la presentazione.
qua. Schiaccio il tasto del mouse o la barra. A un certo punto va avanti a caricare. E niente, e riparte il sistema. E quindi questo qui è un po' un problemino, perché queste macchine, tra i dischetti un po' marci e il fatto che non ho l'hard disk, alcuni giochi come questo al momento non posso utilizzarli. Ma andiamo a vedere, ad esempio, Oddball e Swive. Lemmings mi pare che l'abbiamo visto la volta scorsa, se non mi sbaglio. Questo, ad esempio, è un gioco un po' particolare. Ah, ecco, chiudiamo Wolfenstein. Viene sempre inserito nella barra. Ecco, questo secondo me è un gioco molto carino, particolare. Come vedete voi riuscite a vedere anche lo schermo in bianco e nero, ma adesso vi ingrandisco solo sul CRT. Ecco qua. Molto particolare come gioco. Tra l'altro lo potete vedere nel video della fiera precedente, che ho esposto la mia scheda sullo stand di Retrofixer, che saluto. E gli avevo portato appunto questo dischetto con questo gioco. Che è una sorta di breakout del futuro, un po' tridimensionale. Lo scopo è quello di lanciare le palle contro questi oggetti che adesso vi faccio vedere. Ce n'è uno qua, vedete, queste stelle ninja che sono chiuse dentro e non è facile per niente. C'è più di una palla in campo. Ragazzi,
Ah, ecco, una l'ho colpita però. Ah, ecco, si è aperta, come vedete. Ok, dai, uno sono riuscito a colpirla. Ma andiamo a vedere un altro gioco. Carino questo. Allora, altro gioco è questo, spero di non coprirvi troppo. Come vedrete poi l'emulazione. Eccolo qua. Questi giochi è possibile avviarli dall'hard disk, copiarli sull'hard disk, le icone delle cartelle, molto semplicemente si installano in quel modo, ma ve lo farò vedere dopo nel continuo di questo video, visto che non ho ancora l'hard disk reale, lo vedrei in emulazione. Ecco, questo qui è Swift, che c'è anche per Amiga in realtà, mi dicono. Adesso di questo gioco mi do a capire, non ricordo i tasti. Ecco, ah, ok, ZX orizzontale per sparare. Il solito. RD. Va bene, non ho trovato il tasto per lo sparo, ma non c'è problema. Riproviamo. Forse era l'alto. Esatto. RD su e giù. Z e X destra e sinistra e l'Alt per sparare. Se anche tutto sommato come configurazione è abbastanza comoda, nonostante che ovviamente con il joystick, con il joypad è diverso, però è abbastanza giocabile così anche con i tasti. Va bene ragazzi, per l'acqua, la macchina è l'acqua, la macchina reale per il momento è tutto. Quando farò altri giochi su floppy, se riesco a recuperare dei floppy double density ancora sani, che come avete visto quello che avevo provato all'inizio era marcio, purtroppo, copierò altri giochini interessanti. Quindi ci vediamo al continuo di questo video con l'emulazione. A tra poco. Eccoci qua ragazzi. Dopo aver visto la parte della macchina reale di qualche giochino su floppy, andiamo a vedere su Amiga NG, in particolare questa macchina è la SEM 440. Andiamo a vedere la parte di emulazione dell'Arcem, si chiama così l'emulatore,
Come vedete qui in basso ho fatto due cartelle, qua evidenziate, c'è il mouse, ARM 3 e ARM 2. ARM 3 non è altro che una configurazione come ARM 3. Infatti, adesso apriamo i tool type dell'ARM 2, vi do qualche nozione. Ecco qua. Nei tool type, spero che si vedano bene. Magari ingrandisco un po'. Ok. Qua. Come vedete, ROM adesso di default lui cerca ROM, ma si può dare un percorso e un nome differente. Processor, in questo caso ho messo ARM 2, si può mettere ARM 3. Memory, con ARM 3 può arrivare a 16 mega. Io ho messo più o meno la configurazione della macchina reale che ho dell'ARM A3000, della Core A3000 Archimedes. Ci sono altri parametri, OSDIR, OSTFS. Anche qui è tutto tra parentesi, per cui si può dare i percorsi di tutto. Freskip ho messo uno per velocizzare un attimino con questa macchina. Magari in un altro momento di interesse andremo a vederlo con la Sempo 360. Ecco, ho commentato con le parentesi Any Monitors perché. Allora, swap button lo vedremo sull'altra macchina, serve se non avete il tasto centrale, i tre tasti. In questo caso ce li ho sul mouse, io ho questo mouse wireless. Dicevo, Any Monitor serve per, diciamo, agganciare le vere frequenze dell'Acor in emulazione. Questo però cosa vuol dire? Che se avete un monitor, adesso vi farò anche vedere, commentiamolo, che tipo il mio LCD non supporta alcune risoluzioni, quelle più basse tipicamente, o comunque non standard, soprattutto come in questa macchina che la scheda grafica esce in HDMI o HDMI come volete, è un problema con i giochi. Allora, se io lo lancio così, innanzitutto non c'è problema perché lui quando parte l'Acorn parte in 640x480. Infatti, se andiamo a vedere, scusatemi, ma devo. Ringrandire un attimino. Ecco qua. Come vedete abbiamo un desktop con tre drive floppy montati e questo HostFS che andiamo a aprire, adesso vediamo. Io già ci ho copiato dentro dei giochi, ma ad esempio, anche se poi ho visto che non parte per la protezione, noi possiamo andare tranquillamente, ecco questa è la caratteristica dell'Acor, ecco qui tasto centrale, ok, new directory e qui mettiamo il nome, ad esempio, Zul. Ok, viene creata la cartella Zul e qui proprio molto semplicemente si trascina l'icona, in questo caso, e Zul in realtà è una cartella e viene copiata dentro, come vedete, tutti i file dentro quella cartella vengono copiati. Questo è per farvi vedere. Ecco, questo HostFS viene montato come se fosse un hard disk. Ma in realtà andiamo a vedere dal lato Amiga. Vedete
lato Amiga, sostanzialmente c'è questa cartella host FS e all'interno ci sono tutte le directory. Come vedete, c'è la cartella che abbiamo creato dal lato Acor, Zul, e dentro c'è un'altra cartella che è praticamente il gioco Zul, ok? E da questa parte è possibile inserire file oppure prelevare file. Questo è molto comodo. Da questo punto di vista è stato pensato molto bene. Andiamo a aprire il disco 2. Ecco, vi faccio vedere una cosa nelle app. Ecco qua. C'è configure, ok, che viene aperto nella barra. E tra le varie possibilità ci sono sia i floppy che gli hard disk. Floppy, come vedete, io ne ho montati tre. Però, ad esempio, se ne può smontare uno, ok. E come vedete rimane solo disco 1 e disco 2. Oppure si possono aggiungere. Allora, noi apriamo il, perché parte da disco 0, apriamo il disco 2 di Zul. Quindi qua chiudiamo la cartella. Qui abbiamo la nostra cartellina del gioco Zul. E andiamo molto semplicemente a copiare le altre cartelle, tipo Music. Graphics, come vedete, nel momento in cui si copiano le cartelle si ridimensiona anche quella di destinazione, quindi rimane tutto bello ordinato. Ecco fatto. In questo modo abbiamo esattamente il nostro gioco Zul su questo hard disk virtuale, chiamiamolo così. Allora, adesso vi faccio vedere a lanciare il gioco. Ok. Come vedete, il monitor non aggancia la risoluzione. Andiamo a vedere con Amiga M se si capisce. Close, ok. Ok, qua tutte le operazioni di copia che vi sulla shell della l'Archem vengono riportate, ecco qua. Ok, cosa fare? Riavvio la macchina e andiamo a modificare il tooltype. Ecco, sto riavviando la macchina, ovviamente, con l'Amiga OS. Ok, questo perché con questo monitor e questa scheda grafica con l'uscita digitale, diciamo, l'unico modo che ho trovato per ora, se poi avete suggerimenti, comunque in descrizione lascerò ovviamente tutti i link necessari. Si può accedere al menu dell'emulatore col tasto Amiga destro, ma lo vedremo nella puntata con la 6460 perché su questa tastiera il Windows destro non ce l'ho, quindi è una limitazione purtroppo a cui non posso sopperire a breve. Andiamo a vedere ancora i tooltype. Andiamo a commentare AnyMonitor,
di modo che l'emulatore non gestisce le risoluzioni reali dell'Acor. Per avviarlo però ancora in 640x480, in questo caso vengono clonate le risoluzioni, cioè alla partenza viene clonata la risoluzione del workbench. Quindi cosa facciamo? Portiamo il workbench al 640x480 RGB 16 bit. Ok. Avviamo l'Acorn e vedrete che anche in questo caso viene aperto uno schermo in 640x480. Però, qual è la sostanziale differenza? Adesso abbiamo copiato, ma andiamo a vedere un altro gioco, ad esempio. Proviamo Pac-Mania, che ho già copiato dai dischetti. Ecco qua, in questo caso perlomeno viene aperto in uno schermo, purtroppo sempre il 640x480. Quindi io vi ingrandisco. Qua molto carino. Allora, con lo spazio salta. Adesso devo trovare. Allora, XZ, poi c'era LP forse. Esatto. Ah, va bene. Stessa cosa, ho lanciato i Lemmings, tra l'altro una versione fatta molto bene, questa dell'Acorn, molto colorata. Ok, ho selezionato lo scavatore. Ok, questo è molto semplice, ovviamente, ma tanto per farvi vedere che è una versione molto carina, fatta bene. Perfetto, allora vi faccio vedere un attimo l'emulazione con l'ARM3, a tra poco. Ecco, questi qui sono i tooltip di, come vedete, dell'altro emulatore, che è lo stesso che ho copiato. Come vedete, praticamente vengono viene settato come ARM3, 16 MB di RAM e lasciamo AnyMonitor. Ok, andiamo a vedere che succede. Avviamolo. Ecco, viene aperta con questa risoluzione un po' stramba. Ma se noi andiamo in configure, screen,
Proviamo a mettere anche interlacciato. Ok. Come vedete, ha aperto multiscan interlacciato, una risoluzione di 640x480. Per salvare il tutto si va qua. Ok, adesso lo chiudiamo. Ma andiamo a vedere ad esempio che in questo caso io avevo copiato il Wolfenstein. Vediamo se lo apre con la risoluzione giusta. Il problema è che dopo il monitor non lo supporterà. Ah sì, apre l'icona in basso. Tra l'altro non ho trovato degli ADF su tre dischetti, tutti e tre funzionanti. La schermata iniziale la apre. E purtroppo, come vedremo, perde il sync. Questo perché il mio monitor non supporta risoluzioni. Niente, sono tornato alla modalità precedente. L'esperimento è fallito. Come vedete, questo è il dischetto, questo in basso, e sopra è Lost File System, hard disk emulato. Io ho già copiato Wolfenstein, disco 1 e disco 2. Il disco 3 purtroppo non va, non sono ancora riuscito a trovare un'immagine funzionante. Se per caso voi ne sapete qualcosa, lasciatemi un commento. Comunque in descrizione lascerò il link di quello che ho trovato io. E proviamo ad avviare e vedere cosa succede. Anche qui viene aperta, però almeno funziona. Un quarto di VGA, sostanzialmente, in alto a sinistra. Ecco qua. E poi chiede il disco 1, niente, si ferma qua così. Purtroppo gli mancano dei file, evidentemente, il gioco non va avanti. Niente, per il momento questo è tutto, e ci vediamo alla prossima puntata. Se avete qualcosa per arricchire il prossimo video dell'Acorn, sia in emulazione che la macchina reale, scrivete pure dei commenti, lasciatemi like, condividete e grazie a tutti per l'ultimo risultato raggiunto. Buone feste, vi saluto, ciao ciao.